si è rovinato la vita, l'eternità, si è rovinato l'esistenza, lui e tutta la sua discendenza per non vincere le tentazioni. Vedete, sorelle, è così. Se non vinci le tentazioni e quelle cadute ti costano molto, come gli è costato. Cosa succede? Vi dico subito, così magari per chi non conosce la storia di Esaù, quando lui cresce con Giacobbe, erano gemelli, la mamma non poteva avere figli e quindi ha due figli, si chiama uno Giacobbe, uno Esaù. Esaù esce prima ed è il primogenito e quindi doveva avere la primogenitura, la parte dopo e doveva guidare lui il popolo, quindi erano benedizioni. Lui ha avuto già il privilegio di uscire più in gemelli e lui fa tutt'altro, tutt'altro, perché poi vende la primogenitura a Giacobbe, dice vendimela per un piatto di lenticchie, no? Per un piatto di lenticchie. A volte molti per le cose di qua giù, di questo mondo, vendi la primogenitura. La primogenitura significa benedizione, la primogenitura significa governo, la primogenitura significa vivere una vita soprannaturale e vivere una vita di appagamento appieno e totale, appagamento appieno e totale, alleluia. Ma vediamo per... Diciamo il mondo, certamente, guardate, se diciamo al mondo ha fatto bene Esaù a scegliere il piatto, ma certo, perché per il mondo la vita è ma mangiare, ma bere e dobbiamo godere le cose di questo mondo. E per il mondo Esaù ha fatto bene, a prospettiva del mondo, cioè perché si doveva lasciare opportunità, lui non doveva riempirsi la pancia e non doveva assaporare quel cibo. Stiamo parlando anche spiritualmente parlando, no? E per i religiosi, Esaù aveva la sua religione, anche se per i religiosi, no? E per tanti altri che non danno valore a Dio e alle cose, ma non per noi, ma non per Dio. E stasera ti vuole aprire gli occhi il Signore, a dire, attenzione, attenzione, attenzione. Number one, segna, e fai bene se segni. Dobbiamo vincere le passioni interne, devi vincere le passioni interne. Le passioni interne, qual è? Che lui è un esperto cacciatore, dice che cosa c'è di male? Non c'è niente di male. Tu puoi essere esperto nel tuo lavoro, puoi essere esperto in tante cose, però stava sempre fuori, lui non stava mai né nell'opera di Dio, non stava né con i fratelli, né nelle tende come Giacobbe. Attenzione, nessuno sta dicendo che non devi diventare esperto di un lavoro, di uno studio, questi vanno benissimo, però che quella cosa deve essere solo la tua passione per trascurare. Ho visto persone che, ecco, appassionate di karate, appassionate di calcio, appassionate di pesca, appassionate che non hanno avuto neanche l'avvertimento di quello che gli stava succedendo. Vedete, quando tu trascuri, stai lontano da Dio, lontano dalla presenza del Signore, quando tu trascuri di riempire il cuore di fede e quando tu trascuri di riempirti della parola del Signore, la fede non corrisponde, non riesci neanche a capire, perché ci sono quelli che non riescono neanche a capire che la loro vita sta finendo, le situazioni si stanno così degenerando in male, in danno. Perché? Perché lì sono accecati, il mondo è accecato. Ma io mi ricordo, stava morendo un padre di un credente, io le avevo parlato al Signore di convertirsi, il figlio mi portò, dice mio padre sta morendo, e andai, va bene, a parlare con gli amici pure che stavano dicendo cose bruttissime. Però, fratelli, questo uomo qua non ha voluto accettare Gesù, non ha dato valore che stava morendo, non ha dato valore all'anima, no! Lo sai che gli ha detto al figlio? Per favore, vai a giocare a questi tre nomi, che mi sono venuti in mente tre nomi. Lui stava pensando, stava morendo, stava pensando alla ricchezza, stava pensando a vincere, stava pensando.
Cioè, vale a dire, non, le passioni interne, a volte, fratelli, caricati veramente, lo sto dicendo perché, vabbè, esperienza quando ero nel mondo, no? Appassionato di lavoro e di tutto, e non mi interessava di più nulla, ma ho visto tante persone, tra parenti o amici o fratelli, sorelle, che hanno trascurato le benedizioni di Dio, hanno trascurato quello di ricevere Dio, hanno trascurato di formarsi nella fede, di crescere nella fede, la terra tutta nasce da dentro. E questa tentazione interiore va messa davanti a Dio a chiedere liberazione. Questa tentazione che noi abbiamo all'interno di noi, che ci, dice Paolo, ci attira, perché quello che non voglio fare faccio, quello che non vorrei fare faccio. Attenzione, gloria a Dio. Quindi, a te dobbiamo vincere le tentazioni. Sapete perché? Perché molti si vogliono assicurare una provvidenza. Dici, ma che deve prendersi cura di me? Se io non lavoro, mo mi do da fare, divento, e faccio uno, due, tre lavori. Ma che cosa pensi che tu puoi fare? Ho visto persone che avevano veramente un patrimonio di perderlo in giro di un mese, l'ho perso tutto. Perché fratelli, nulla ci appartiene, Dio dà, Dio toglie, Dio è il vero sovrano, no? E Dio ti dice che se tu cerchi il suo regno, hai attenzione a quello, che la benedizione di Dio è quello che vale, è la benedizione di Dio. Non è quello che noi possiamo fare, non è dall'affanno, è vero? Lei ha come testimonianza, il marito ha perso tutto in pochi mesi. Fratelli, non è dall'affanno, invano si affatica l'edificatore se Dio non edifica la casa, invano vengono le guardie se Dio non custodisce. Fratelli, noi ci possiamo adoperare, ma siamo sempre naturali, non è il denaro che ti corrisponde a tutto, non è il denaro che ti può rispondere, oppure pensi che il denaro ti può dare sicurezza, è Dio che è la nostra sicurezza, è Dio che è la nostra garanzia, la garanzia è Dio. Alleluia. La garanzia è Dio, alleluia. Noi vogliamo avere la garanzia del Signore. E il tempo lo sprechi a che cosa? A cose che finiscono. Nudo sei nato e nudo te ne andrai. A che cosa? Quando tu puoi edificare, no? Noi stiamo mandando materiale sopra al cielo, che rischi avrà edificato pietra, ora pietra e argento. Avrà il premio da Dio perché ci stiamo dedicando all'opera del Signore per edificare e qui, ma non per un premio, anche se Dio è giusto e dà anche oltre alla salvezza, darà i premi a seconda della fatica di ciascuno di noi, no? Perché Dio è perfetto nella giustizia. Però per dire, questi invece accumulano e te ne hai la ricchezza e perderai tutto. Renderà meno tutto e attenzione non, che non ti perdi l'anima, perché molte poi, come ha detto quel ricco stolto, la tua anima ti sarà ridomandata. E che ne sarà di tutto quello che tu hai preparato? Hai perduto l'anima. E da fuori si dedicava, espertissimo di caccia, faceva allenamenti di caccia, faceva esperimenti di caccia. E Dio? Ti stai dedicando a che cosa? Lavoro, lavoro, o altro, hobby, quanto tempo dai a Dio? Vi posso assicurare, spero che non è nel vostro caso, se nel vostro caso cambiate questa attitudine, che credete, ma scusa, tu stai avendo questi problemi, mi dici quale tipo di rapporto hai con Dio, quanto per... E per dire la verità, prega pranzo, chiedo a Dio la benedizione del cibo e poi ti addormentavo. Ecco perché stai avendo problemi di ansia, non hai forza, ecco perché sei vulnerabile, facilmente attaccabile. Perché se tu ti fortifichi, sei inattaccabile. E quando l'avversario verrà, hai la forza del Signore per respingerlo. La forza del Signore lo respingi, la forza di Dio. Alleluia. E quindi, fratelli e sorelle, è quando dedichi al Signore. Quando stai dedicando a Dio e quando stai dedicando per l'opera del Signore e quando stai dedicando per fortificarti, vero?
Quando sei fortificato, tu ti devi fortificare. Quando tu ti fortifichi, la tua fede è una fede forte e quando viene il diavolo ti trova forte. Esaù non ha potuto vincere la tentazione. Ma come fa a vincere la tentazione una persona del genere? Una persona che sta sempre fuori, che non sta mai alla presenza del Signore, non prega mai il Signore, alleluia. E prego Dio mentre mangio. Prego Dio mentre lavoro, prego Dio mentre guido, ma non hai mai il rapporto con Dio, sono quelle, quindi, fratelli, prego Dio che cosa? Alleluia. Prego Dio, ma hai relazione con Dio? Devi avere una relazione. È diverso quando tu hai una relazione e quando tu ti immergi, perché devi dare il tempo, devi saperti staccare, perché Dio vede che tu non gli dai tempo. Che tu vedi che non hai rapporto con lui di sviluppare la tua fede, di far crescere la tua fede, di fare in modo che la tua fede cresca. E la benedizione di Dio venga in te. Vinci la passione e non fai la fine di Esaù. Tiro. Giacobbe preparava il cibo per i fratelli, sorelle, per tutta la tribù, che erano una tribù, no? Abramo, Isacco e Giacobbe, e Isacco aveva una tribù di tanti uomini, persone a cui devi prenderti cura e loro erano i primogeniti e soprattutto Esaù si doveva prendere cura perché lui doveva fare le veci del padre e poi doveva prendere il posto del padre. Ma lui non gli importa nulla della gente, del popolo. A lui importa solo di cacciare e di pensare a se stesso, alle proprie cose. Ad egli non puoi servire Dio. No, poi, alleluia. Le persone, quando io vedo e ho visto sempre persone interessate alle anime, che chiamano le anime, che vogliono far crescere le anime, vogliono incoraggiare le anime, allora ci sarà una benedizione sopra di loro, alleluia. Perché, fratelli, ascoltate un attimo, il fatto di essere egoisti, di pensare a se stessi, alleluia, e di non pensare che molti hanno bisogno del cibo di Dio, della cura di Dio, hanno bisogno della benedizione. Molti, alleluia. Fratelli, lui doveva dare perché era il primogenito. Era primogenito e la primogenitura ti portava ad avere l'unzione di Dio, la benedizione del Signore. Io e te abbiamo avuto l'unzione. Dio dice che accompagneranno i credenti con segni, miracoli e prodigi. Non vivere quella vita. Non vivere quella vita. Assolutamente. Devi vivere una vita preoccupandoti delle persone, preoccupando, non è solo un fatto familiare, è proprio preoccupando del mondo che perisce, preoccupando che il mondo vive nella malattia, viva nella solitudine, vive in tutto. Ti devi preoccupare di questa tale situazione del mondo che perisce. Gesù, vedendo le folle, ne ebbe compassione. Alleluia. Come pensi che Dio si deve usare di te? Non si può usare, dice un uomo, una donna veloce nelle cose di Dio, no? Che si preoccupa, anche disciplinando, correggendo, è segno d'amore, che ti preoccupa una persona non si perde, che la incoraggia a fare la volontà di Dio, che la incoraggia a servire, offrire a Dio. Quali sono segni d'amore che tu gli mostri a quella persona? Perché vuoi che sia benedetto, vuoi che sia riempita, è edificazione, non mangiando e bevendo con gli ubriaconi, aveva avuto i talenti e quando ritornò il padrone lo batté a colpi di frangelli. Che hai fatto tu? Non dovevi per servire il Signore, non dovevi tu edificare la fede degli altri, incoraggi la fede, certo, con intelligenza. Non gettare le perle in bocca ai porci, devi sapere anche avere intelligenza e discernimento e Dio ti darà sempre di edificare gli altri. Quando ci sono magari un parente che non ti ascolta più, prega. E quando c'è un amico che non ti ascolta più, prega. È chiaro che tu poi vai ad altri. È chiaro che non stai lì a perdere tempo con persone che amano il peccato, amano il male, che non vogliono crescere. Però Dio ti dà opportunità e ti apre altre porte per servirlo, alleluia, per amarlo. È perché Dio vogliamo servirti, è perché Dio vogliamo edificare, aiutaci per edificare gli altri. Signore, usaci.
perché la parola di Dio ci fa edificare e noi vogliamo edificare, alleluia, edificare nel nome del Signore, alleluia. Gloria a Dio, gloria a Dio. È la tentazione di vantare, e diventare la propria vita e diventare, fratelli, quelli che non onorano Dio, come ha fatto Isacco, che onorava Esaù e non onorava Giacobbe. La mamma aveva più discernimento rispetto al padre, perché Esaù non sa apprezzare le persone che amano Dio, non sa apprezzare le persone che si sacrificano, non sa apprezzare le persone che vogliono e vogliono onorare Dio. Fratelli, Dio lo fa pure, Dio ama tutti, ma non gradisce tutti, attenzione, è diverso. Perché dice ho gradito più Giacobbe, non Esaù. Ho amato Daniele, uomo grandemente amato, ho amato Giuseppe, amato, gradito, amava gli altri, ma il gradimento stiamo parlando perché questo è mio figlio di cui mi sono compiaciuto. Erano genitori da tutti i punti di vista, ma uno amava quello, amava quello, amava quello. Però, vabbè, io sono d'accordo con la nostra sorella Rebecca, che dice, oh, questo mio figlio sta soddisfatto. Fratelli, io penso che se tu sei credente e avessi un figlio credente lo apprezzeresti molto, oltre ad amarlo, anche gli altri magari ameresti, però quando vedi questo figlio che ama Dio, serve Dio, cerca Dio, aiuta gli altri, è un gradimento, questo è il mio figlio con cui mi sono compiaciuto, no? Dice il padre. Perché è normale che poi diciamo, c'è anche comunione, intimità, c'è una benedizione. Perché è una cosa che tu vivi con una persona che non onora Dio e non serve Dio, non c'è feeling, alleluia, cerca questo. Perché la mamma Rebecca capì che valore aveva già in Adevedo, ha dato ragione. Anche la storia, perché poi Giacobbe è cambiato, Giacobbe ha portato la benedizione, non per niente Giacobbe sta strumento da parte di Dio, Dio si usa per far venire Giuseppe, in Giuseppe poi è venuta la benedizione di Mosè e tutto il resto del popolo di Israele, non per questo questo ragazzino, questo bambino poi diventato adulto diventa una benedizione, alleluia. È bella amare chi è una benedizione, alleluia. E ci sono, veramente poi a vergogna lo dico, ci sono a vergogna di persone che poi stimano, dice mio figlio sa ingannare, sa imbrogliare, mio figlio è in gamba perché è in gamba nel mondo a saper ingannare o a sapersi fare anche carriera, stiamo parlando di onorare le persone che onorano Dio, è chiaro che glorifichiamo l'Altissimo, ci mancherebbe che noi prima di tutto glorifichiamo l'Altissimo, però quanto è bello, no? Quando tu vedi qualcuno che tu onora Dio, non puoi tu onorare, dice, ma anche il Salmo 16, io onoro la gente che ti teme Dio. E i credenti, signori, i fedeli, sono quelli in cui io stimo, alleluia. È una stima da te. Ci sono quelli che stimano i mafiosi, stimano magari gente di carriera, alleluia. Ma noi vogliamo stimare e stimarci, è chiaro che noi stimiamo Dio, però dobbiamo stimarci l'un l'altro, no? Perché Paolo diceva, imitate me, stimatemi. Ha detto Paolo, perché io cerco Dio, cerco di imitare il Signore. Perché hai questa predisposizione a vedere la benedizione di Dio. Daniele, ha onorato Daniele, il re poi dice, onora Daniele il suo Dio, perché ha dimostrato di amare Dio, ha dimostrato di fare la volontà di Dio, ha dimostrato. Ed è bello. Fratelli, io voglio veramente bene a tutti i fratelli del corpo di Cristo, però lo dico con sincerità, stimo molto chi si adopera per Dio, alleluia. Io stimo molto, fratelli, chi veramente prega, intercede,
sente, combatte nelle vie del Signore, alleluia, combatte, alleluia. Perché devi saper combattere, devi saper onorare Dio. E questo è bello, alleluia. Insieme combattiamo. Io penso che Davide onorava Jonathan, perché Jonathan aveva capito che si doveva onorare Dio, ascoltare la voce di Dio, e Jonathan aveva capito che bisogna dare onore al Signore, e onore agli uomini di Dio e alle scelte di Dio e non al Padre, ma quando ha dato onore a Davide che doveva essere re, è stato scelto da Dio, quindi Jonathan ha avuto una visione di vedere quello che Dio ha scelto. Daniele aveva la stima dei tre amici, e come lui amavano Dio, cercavano di fare la volontà di Dio, era unito, alleluia. Unisciti a quello che ti vogliono onorare Dio, con cui puoi onorare il Signore. Vedete, non c'è gioia più grande di quando trovi veramente persone che condividono la stessa fede, le stesse battaglie, e che ti intercedi, combatti, vogliono portare l'opera di Dio. Ed è bello, no? Quando vedi persone con un certo feeling e ancora, diciamo, persone che collaboriamo insieme, alleluia, sapere che hanno lo scudo di Dio, questo è un onore, no? Penso che sapere, sei per tuo genero, per tua figlia, sei contentissimo che hanno Dio, hanno l'opera di Dio, che servono Dio, no? Penso, e quello è un onore, un conto è avere un figlio ingegnere, un conto avere un figlio dottore, un conto avere un figlio credente di benedizione, no? Perché è importante, noi dobbiamo vivere con la benedizione di Dio e vivere con la pace del Signore e vivere con la grazia di Dio nella nostra vita, nel nostro cuore. Fratelli, quindi onoriamo, alleluia. Onorare il potere di Dio, benissimo. È un onore, perché onorate i profeti, avete il premio dei profeti, onora, onora, il Signore è proprio, vuole onorare, e questo è importante, che bisogna onorare. E quindi attenzione, vinci quella tentazione, vinci quella tentazione. E gloria a Dio. Poi vinciamo la tentazione di scambiare, e di scambiare i doni di Dio. Il piatto di lenticchie e io ti darò la primogenitura. Fratelli, avete visto un buon cibo? Tutti i cibi buoni che mangiamo noi. Nemeneut, diceva io, nomeneut adeo. Lo gusti e dopo un minuto è andato giù a tritare. E dopo 2 ore proprio non ce l'hai proprio più assorbito. Che cosa ha dato valore a un cibo? Se lì, dopo 2 ore ho avuto fame. Quando ha perso la benedizione di Dio, quando ha perso la grazia del Signore, quando ha perso. Ma noi ci rendiamo conto, fratelli e sorelle, ci rendiamo conto di come noi stiamo onorando che cosa? Le cose che finiscono, svaniscono. Gli dai tutta quella sorta di importanza di scartare di lo fanno, fratelli. Lo si fa, e a volte dobbiamo stare attenti noi a vincere questa tentazione. Perché io, perché cosa, fratelli? Per le cose di qua giù, le cose di questo mondo, e io devo perdere che cosa? Quando Mosè ha rifiutato di essere chiamato figlio di Faraone, e tutte le ricchezze per essere anche maltrattato col corpo di Dio, anche perseguitato, anche se hai le persecuzioni, le benedizioni, anche se ti dà da soffrire Dio per lui, gradisci questa cosa, gradisci la benedizione di Dio, gradisci. Questo non ha gradito che sarebbe stato benedetto, arricchito, il suo voto riempito, aveva avuto Dio, la benedizione di Dio, la forza del Signore, avrebbe trasmesso ai figli la benedizione di Dio, avrebbe trasmesso Dio. Ma che cosa gli ha dato? La mondanità e la carnalità, e non ha avuto una visione di scegliere neanche compagni di viaggio, di benedizione, perché tutta la discendenza di Esaù è stata maledetta ed estirpata.
tutta la sua generazione, ha portato la carnalità, ha portato il male nella casa, nella famiglia, non ha portato Dio, non ha trasmesso la fede, non ha trasmesso la benedizione, ha vissuto di spada, anziché vivere con la forza del Signore. Se stai scegliendo una vita di battaglia, allora scarta Dio, ma se stai scegliendo una benedizione, allora accetta Dio e non scartare Dio, perché Dio combatterà per te come a Giacobbe, alleluia. Combattere, ha combattuto per avere Dio e la benedizione di Dio, e Dio l'ha dato vittoria, sopra vittoria, alleluia. Combatti queste cose, fratello, combatti. I doni di Dio non ti darò la vigna del Signore. Perché cosa stai combattendo? Fratelli, che per una donna hanno lasciato Dio, per un lavoro hanno lasciato Dio. Persone che per un piacere, per la carriera lavorativa hanno lasciato Dio, per gli altri, perché quel che dovevano pensare gli altri, per la vergogna, si erano vergognati di Dio e dalla fede, e non hanno voluto più essere perseguitati dagli amici, dai parenti, al lavoro, a tutto, perché c'è un ordine evangelico. Si hanno persecuzioni, come apre la bocca e dice sono figli di Dio, iniziano le persecuzioni, ma inizia anche la vittoria. Di vedere l'ora di Dio, che Dio non ti lascia, non ti abbandona, perché a Giacobbe Dio non l'ha lasciata e non l'ha abbandonata, anzi l'ha abbondato di benedizione. Tutta la discendenza di Giacobbe siamo noi, ancora discendenti di Giacobbe. Noi siamo la discendenza di Giacobbe, vuol dire che noi siamo in fede, chiaramente viene trasmesso da Abramo, Isacco e Giacobbe a Cristo, perché la generazione di Cristo, la discendenza di Cristo, è Cristo discende da Abramo, Isacco e Giacobbe, alleluia. Mi stai capendo stasera? Aprivi la mente, di Signore, fammi capire queste cose. Apri la mente, non tenere solo una mente ad ottenere, sono quelle, no, solo le guarigioni, voglio solo che. Non tenere quella mente, per favore, sorella, alleluia. Non tenere quella mente, non perdere le benedizioni di Dio, non perdere la chiamata di Dio, non perdere la casa del Signore, non perdere la discendenza. La tua discendenza la perderai se non preferisci il piatto di lenticchie. Perché Giacobbe vedrà tutta la discendenza sua nel cielo, alleluia. Esaù non vedrà né lui e né gli altri. Esaù è vissuto di spada. Stai togliendo a Dio. Stai togliendo l'onore a Dio, stai togliendo l'onore a servire Dio, stai togliendo l'onore a benedire Dio, stai togliendo l'onore, alleluia. Vinci quelle tentazioni. Che cosa te ne fai di cose momentanee quando perdi la presenza del Signore? Preferì la primogenitura, è chiaro che lui doveva servire Dio e doveva dare lui a Dio. Che cosa stai preferendo? Fammi sentire che cosa stai preferendo. Alleluia, che cosa stai preferendo? Lui doveva portare la ricchezza in casa, la ricchezza, la benedizione di Dio, ma vuoi capire che tu se togli Dio dalla tua casa, tu li rovini, li porti nei guai, ma vuoi capire che non sei tu che porti la benedizione, ma è Cristo la benedizione che ci benedice, Dio di benedizione, alleluia. Fratelli, hanno escluso Dio, delle famiglie hanno escluso Dio, alleluia, alleluia, hanno escluso Dio. Ok. Hanno fatto la scelta, hanno fatto la loro scelta. Come Saul? Me la dai? La primogenitura? Il diavolo così ti sta dicendo. Me la dai la tua fede? Me la dai il tuo amore? Me la dai il tuo potere? Mi dai il tuo timore? Io ti voglio portare rovina nella tua casa, nella tua vita, dice il diavolo. Il diavolo te lo porterà rovina. Totalmente rovina il diavolo. Non ti fa rovinare, vince le tentazioni. Gesù è con te. Gesù ti dà la forza. Vinci, umiliati. Davanti al Signore, umiliati, abbi un interesse spirituale come Giacobbe. Giacobbe ha detto: ma che gli do a questo io, la primogenitura? La devo tenere io perché porterò il popolo alla benedizione di Dio. Lui ha portato il popolo a Dio, a servire Dio e a benedire Dio. Stasera hai l'opportunità di benedire e di innalzare il nome. Adesso, guardate qua, fratello, vince. Non vince la tentazione dell'incredulità del mondo e delle filosofie umane che dicono mangi e bevi, domani si muore, finisci tu. Vedi che dice qua, ecco io sto morendo, a che mi serve la primogenitura? Come che ti serve la primogenitura? Proprio perché stai morendo, a che mi serve?
Ci sono persone che si salvano alla fine e gloria a Dio se vanno con Dio nel cielo. Questa ha la possibilità di avere benedizione di Dio tutto, eppure lui dice: a che mi serve la primogenitura? Come che ti serve? A che ti serve la fede? A che ti serve mantenere la fede? A che ti serve conservare la fede? A che ti serve continuare ad avere le benedizioni, ad ascoltare la parola? Ti serve a mantenere la salvezza dell'anima? Perché combattete strenamente. Ti serve perché tu, la tua vita, la tua anima sia sempre ripiena dello Spirito Santo, altrimenti perderai ogni cosa, proprio perché si muore, proprio perché c'è un giudizio, proprio perché ancora pensi che uno muore e finisce tutto, perché la vita continua. Gesù è venuto a dare vita eterna. Gesù ha detto: chi crede in me, anche se muore, non morrà, non morrà mai, e sarà sempre. Come che ti serve? Bene. Alleluia. Vedete che non vince la tentazione di credere a ciò che il mondo pensa e ciò che il mondo crede. Il mondo pensa e crede a ciò che è totalmente contro Dio. Il mondo non crede alla vita eterna. Il mondo non crede alla bene. Se il mondo credesse, la terra sarebbe convertito. Se il mondo credesse, andrebbe ai piedi di Cristo. Se il mondo crede, andrebbe a Cristo. Perché se uno prende altri tipi di interessi, no? Per andare altrove, alleluia. Perché, vedi, se tu credi che Dio è la tua benedizione, la tua salvezza, ti salverà eternamente. Se tu credi, che credi sarà per sempre, ti sarà interessante, non esperto, esperto in tante cose, benedetto in tante cose, e poi perdi. Di non avere, stai alla presenza del Signore, alleluia. Meraviglioso, no? Di stare alla presenza di Dio, di stare davanti alla parola, di benedire Dio, stai davanti alla presenza del Signore, alleluia. Alleluia. Quanto è importante da te che noi possiamo stare alla totale presenza del Signore, stai alla presenza di Dio da te. Stai. Che Dio lo incontrerai, lo incontreremo faccia a faccia, staremo con Dio, non siamo estranei a Dio, saremo da preparare un luogo, c'è un luogo di benedizione, di pace, d'amore, c'è un luogo di gioia, di serenità, di tranquillità. Stai alla presenza di Dio, conservi la pace di Dio, lotta, combatti, vinci le tentazioni, vinci il male, vinci le difficoltà, vinci, stai con Dio, che Dio ti dà vittoria, rimani con Dio, che la vittoria è assicurata. Alleluia. Vedrai la benedizione, le cose eterne. Disprezzò la primogenitura, disprezzò. Alleluia. Come si fa a disprezzare la primogenitura, no? Come si fa a disprezzare la terza lei? Dice: in questo mondo Esaù è più tardi, Dio gli voleva dare la gara, vabbè, si è comportato male, hai venduto la primogenitura, hai preferito le cose di questo mondo, le cose di qua giù, non ti sei dedicata a me, non sei dedicata alla fede, a crescere, a mantenere, non si ravvide neanche dopo. Ma perché ti ostina a rimanere nel tuo ostinatezza? Più tardi, benché in là, le lacrime di coccodrillo fece, si dice no, e non si ravvide. Lui si pentì, perché poi quando viene il fratello Benedetto, o quando vede che ha perduto la benedizione, lui dice che emanò un grido amarissimo e cominciò a odiare il fratello. Non odiare il tuo fratello, non odiare gli altri, non odiare il pastore, non odiare, ma guarda, esamina la tua vita. Esamina cosa hai scelto, cosa aveva scelto lui. Se perdi la primogenitura, perdi la benedizione. Alleluia. Se perdi Dio, perdi Cristo, perdi tutto, le benedizioni. Alleluia. È normale che il diavolo te l'ha rubato, non il fratello non te vuole rubare, ma ti vuole dare benedizioni, perché i veri fratelli, veri, le vere sorelle ti vogliono portare a Cristo e far avere la benedizione di Cristo, che stasera penso che ciascuno di noi vogliamo avere la benedizione, vogliamo avere la pace del Signore, la gloria di Dio, la benedizione del Signore, no? Alleluia. Vogliamo vivere questa pace, questo amore, c'è una base di
voler vivere un con Dio, vincere le tentazioni e andare avanti. Questa giornata dobbiamo vincere le tentazioni, siamo qui a servire Dio. Siamo qui, alleluia, a servire il Signore e a benedire. Vogliamo benedirci insieme. Anche tu sei qui per benedire Dio e per benedire il suo nome. Alleluia. E a volte non ti ascoltano, Leo, va bene, tu hai portato la benedizione. Ora, sì, hai portato la benedizione. Non ti preoccupare, hai seminato. Hai seminato e non ti preoccupare. Alleluia. Prega, preghiamo, ma scegli la benedizione. Vero? Scegli, alleluia. Quanti vogliono scegliere la benedizione? Quanti vogliono scegliere la benedizione di un Dio ricco, di benedizione, di un Dio che ti può pagare? E salvami su di spada, di tormenti, vedi? E se il padre ormai hai rigettato, vivrai di spada. E tuo fratello avrà il potere. Mentre vedrai che gli altri servono Dio, amano Dio, hanno le benedizioni. Molti saranno gelosi e invidiosi quando vai avanti. E se tu hai abbandonato le opportunità di servire Dio. Alleluia. Riprenditi stasera. Non fare come Saul, un falso pentimento. Il Signore non ti lascia, mi dedicherò a te. Da stasera mi dedicherò di più alla fede, a far crescere la fede. Alleluia. Ho visto Mariana oggi, nonostante tante cose abbiamo fatto, ha trovato il tempo, ed è stata per me una cosa bellissima, di leggere e continuare il programma di tutti i personaggi biblici, la Bibbia. Vedete, quando uno ha il desiderio di dire no, io mi devo arricchire della parola, io voglio portare. Poi alcune chiamate, lei ha potuto edificare alcune sorelle, perché? Perché tu puoi dare da mangiare, dammi, sì, ma non ti darò il mondo. Se hai il mondo, dai il mondo, ma ti darò Dio, la presenza, l'amore. E tu che fai? Ora scegli, vediamo quanti vogliono scegliere, vediamo quanti vogliono scegliere la benedizione del Signore. Vedrai quanti vogliono scegliere. Dillo, senti, io non voglio essere come Saul, voglio vincere, dammi la vittoria, Dio, di vincere tutte le tentazioni. Io voglio continuare con te, Dio, voglio continuare ad amare te, voglio continuare a servire. Quale devo perdere io il privilegio di essere testimone e di dire che sei vivo e di dire che è vita eterna? Alleluia. Voglio ricevere la benedizione di Gesù, alleluia, finalmente. Voglio ricevere la benedizione di Dio, finalmente ci siamo capiti. C'è qualcuno che ha capito, c'è qualche altro che ha capito, c'è qualche altro che ha capito. Non hai capito che stasera è importante per te. Non hai capito che Saul si è rovinato la vita, l'eternità di lui, i suoi figli e tutta la sua discendenza. Alleluia. Vogliamo vedere una discendenza benedetta. Apprezza figli, parenti che amano Dio, soccorrere e tutto. Voglio camminare con te e voglio la benedizione. E qualche altro vuole la benedizione, che la chiederemo. Abbiamo preferito e vogliamo preferire la tua grazia, Dio. Vogliamo preferire la comunione con te, tutto, Dio. Alleluia.